Volevo solo che ogni cosa fosse perfetta. Ecco, avevo un compito importante, ma quando Discord insiste per partecipare... Non lo ammetterà mai, ma Spike in realtà mi ha pregato di dargli una mano. Perché, lasciatemelo dire, combina dei gran pasticci quando lavora per conto proprio. Mi vanto di saper cucinare anche sotto pressione, ma stavolta... Oh, cielo! Si può pensare che a Bonneville siamo abituati a certe cose. Ho ancora gli incubi la notte. Ah, sembrava una cosa semplice all'inizio. Wow, è fantastico come brilla. E già. No! Guarda che non lo voglio mangiare. Che cosa? Che cos'è? Lo voglio vedere. No? E perché no? Perché tu hai la lingua lunga. Io? Sono bravo a mantenere i segreti. Nessuno sa che Fluttershy ha paura dei clown. E neanche che Twilight ogni tanto girovaga per la città da sonnambula. Oh! E nemmeno che Octavia ha deciso di uscire niente meno che con Bulk Biceps. Non sono una strana coppia. Ho sentito che... D'accordo, avete ragione. Ma siamo pur sempre amici, compagni, amigos. E dai, coraggio! Big Mac farà la proposta di matrimonio a Sugar Bell! Sugar Bell! Sugar Bell! My little pony, my little pony. Amore sia, sii gentile. Dai, è facile. La magia è insieme a voi, sì, ma i migliori amici che potrai trovare. È normale che Big Mac voglia il mio aiuto per la proposta. Sono il drago più romantico del mondo. Oh, è una vera sciagura avere poteri smisurati. Tutti vogliono qualcosa, chi un aiuto per spostare il proprio divano, chi una mano per farsi sposare. Racconta anche i dettagli, voglio sapere tutto. Oh, sono proprio necessari i dettagli, non sono una cosa da amichetti del cuore. Già. Io non parlo molto, sarà il mio personale modo per far sapere a Sugar Bell quanto sia importante per me. Per prima cosa... Oh, le fai un tavolo simile alla mensola che le facesti per il negozio quando ti piaceva e organizzerai un picnic romantico al giardino dolcimele? Già. Come ci sei arrivato? Se tu fossi un vero romantico sapresti che era l'unica opzione. Poi... Vuoi lasciare in giro per Ponyville queste mele che la porteranno qui da te quando risolverai gli indizi attaccati al picciolo? E già? Dite sul serio? E adesso? Sì, è... Questa la so! Ti serve un rinoceronte di nome Dolores che vi confezioni un romantico maglione per due. No. Ti prego, serve cibo per il picnic, questa era facile. Non capisco come si gioca. Bene, tu finisci il tavolo, io vado a prendere da mangiare e Discord andrà a nascondere le mele. Proprio io? Già. Vicino all'angolo zuccherino, un indizio gioca a nascondino, rosso e delizioso come il tuo cuore. Trovalo e non potrai cadere in errore. Oh. Dovrebbe limitarsi a raccogliere mele. Sugar Bell, ne sarai estasiata! Io ora vado. Quanto ti ci vorrà posizionare le mele? Sei sicuro di averle messe nel posto giusto? Quei terribili indovinelli erano fin troppo chiari sulle posizioni in cui trovarli. Sono certo di averle messe benissimo. Almeno credo, ma che importanza può avere? Ok, va bene, vado a ricontrollare. Non ha visto questa mela. Che cosa facciamo? Non possiamo semplicemente consegnargliela? Non è romantico, dovrebbe trovarla da sola.
Non c'è bisogno di andare nel panico. Ho fatto precipitare del cacao liquido su Equestria, ho addomesticato dei leporidi, quindi sarò più che capace di far vedere una mela a un piccolo cavallo. Salve, come va? Devo comprare dei dolci. Oh, mi dispiace, dovrai aspettare. Sono molto ingaffarata. Sarà panna acida o normale? È una questione importante. Posso prendere una di queste già fatte? No, anche queste sono una questione importante. Tutte? Ce ne sono una, due, tre, quattro... Sono 21. Eh sì, tutte quante. A chi servono 21 torte? Non posso dirlo, è un segreto. Torna più tardi. No, mi servono adesso. Perché? Non posso dirlo, è un segreto. Adesso vanno infornate. Ma queste le ha preparate un tuo assistente? No, perché? Oh, niente. Ti ringrazio, è un bellissimo bouquet. D'accordo, se è troppo impegnata per leggere questi indovinelli, allora io farò in modo che le vengano detti. Adunata! Ognuna di voi ha una grande missione da compiere. Date uno sguardo ai vostri piccioni. Lo so, sono incommentabili. Nonostante ciò vi ordino di mettervi in posizione. Consegnate il messaggio e rendetemi orgoglioso. Tutta in marcia! Oh, bisogna ammetterlo, Big Mac è davvero fortunato ad avermi come amico. Ok, una è fatta, ne mancano 20. Poi ti darò ascolto. Posso accelerare il processo? Il mio lavoro è consegnare lettere, mi basta respirare e boom! Ciascun bigliettino finisce nella torta, così potrai aiutarmi, guarda. No! Il prossimo indizio di certo troverai! Caspita, che sta succedendo? Discord! Oh! Hai fatto le tue commissioni? Io sì, ho finito già da un po'. A pensarci bene, forse avrei dovuto essere più chiaro sul pony al quale dovevano consegnare il messaggio. Non mi dire. Le ho rimandate tutte al giardino dolcimele. Le mele sono tremende nell'eseguire gli ordini. Non sono nemmeno riuscite a rimanere in posizione. Invece le banane, loro sono molto più portate ad ascoltarmi. Che succede qui? Ci sono mele che scorrazzano ovunque e lei non ha letto l'indovinello per arrivare alla collina. Farla arrivare alla collina è facile. E il fatto che non abbia letto gli indovinelli è una vera fortuna, se solo ci pensi bene. Per quale motivo hai inserito dei messaggi incandescenti all'interno delle mie torte? Le hai rovinate tutte! A dire la verità, ne avevo assaggiata una e forse bruciate erano più buone. Cosa? Non ti azzardare! Spy! Oh, ciao Big Mac! Scommetto che ti stai chiedendo... Sugarbell! Big Mac? Discord! Signora Cake! Cosa ho fatto? Niente. Pensavo dovessimo dire i nomi dei presenti. Non potrebbe andare peggio di così. In quanto signore del caos ti sconsiglio di dire cose del genere. Fate attenzione, mi sentite al riparo, sta arrivando! È noto a tutti che tendiamo a farci prendere la mano in certe situazioni. Specialmente quando si tratta d'amore. Ma stavolta le cose sono diverse. Stavamo aiutando Sugarbell con il suo piano.
E nell'ultimo dovrai scrivere già. Ancora un cucchiaino, bene. Quindi stai dicendo che vuoi inserire un bigliettino all'interno di ogni torta? Nel giorno di Cuori e Zoccoli, Big Mac tentò di mandarmi un messaggio dentro a una torta, ma non ci riuscì. Così ho pensato di provarci io. Oh, è una scelta davvero molto romantica. Big Mac è di poche parole e questo mi piace. Quindi voglio usare tutte le parole che posso per chiedergli di sposarmi. Lui dovrà solamente dire... Già! Non vedo l'ora che tu faccia parte della nostra famiglia. Voi tre siete state fondamentali quando si trattò di metterci insieme. Sono felice che mi aiutiate. Ti amo, Big Mac. Che ne dici di passare il resto delle nostre vite insieme? Spero che tu dica già. E tutte le parole devono finire in una delle torte. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Wow! 21, lo so! A dire la verità sono 22. La signora Cake mi ha aiutata a fare tutte le torte alle mele che servivano per far arrivare Big Mac al mio vecchio negozio. In quella invece c'è l'invito per farlo arrivare qui. Oh, l'ho fatto con piacere! Sapete, adoro le sfide! Lo zucchero l'ho aggiunto in questo impasto o in quello? Mi pare di averla vista aggiungere lo zucchero dentro quella ciotola almeno 6 volte. Voi andate a consegnare quella torta. Io prendo dei fiori per creare l'atmosfera. Oh, oh, oh! Spike e Discord sono qui fuori! Se capiscono cosa stiamo facendo, diranno tutto a Big Mac! E io voglio che sia una sorpresa! Io credo che non sospettino niente! Chi sospetterebbe che abbiamo una torta con biglietto e che la signora Cake stia facendo 21 torte per una proposta? Non ci posso credere! Molto presto avrò una cognata! Questa è l'occasione per rimediare ai guai che abbiamo combinato quando Big Mac chiese a Sugarbell di uscire! Non possiamo rovinargli la sorpresa! Dovresti darti un contegno! Ok, ok! Oh, così? Meglio? Dai, forza, andiamo! Troviamo tuo fratello! Cacciavite? No? Big Mac! Non è qui! Andiamo! Aspettate! Quella è tale e quale alla mensola che Big Mac ha fatto per Sugarbell! Che strano! Propongo di aspettarlo qui nel fienile! Lui passerà prima o poi! Sapete, quando cerco qualcosa, Granny dice sempre che è meglio controllare nel posto meno probabile! Andiamo! Eccolo! Big Mac! Big Mac! Big Mac! Sugarbell a chiedere a Big Mac di sposarla se non riusciamo a trovarlo. La signora Cake è ancora al lavoro. Abbiamo tempo. Sapete, quando sta cercando qualcuno, Granny dice che la cosa migliore è stare fermi e aspettare. Dobbiamo tornare alla fattoria. Big Mac passerà da lì prima o poi. Forza, non state lì impalate. Corriamo! L'amore è nell'aria! Già! Già! Cos'è stato? Granny, per caso hai visto Big Mac? Oh, ciao, care ragazze! Sapete, ho appena fatto un sogno piuttosto stravagante! Interessante, ma abbiamo bisogno di trovare Big Mac è per... È un sogno su Grand Pier, o almeno mi pare. Ci trovavamo nello spazio per una missione esplorativa. Dovevamo cercare dei nuovi mondi e... Se rimaniamo bloccate dai racconti di Granny, non troveremo mai
il Big Mac? E Mad Brian era presente con la sua logica schiacciante, ma le sue orecchie erano a punta. Ad un tratto arrivava Discord e, beh, sapete, era più o meno come sempre. Quando così inizia a parlare, non c'è niente in tutta Equestria che possa fermarla. Ne sei proprio sicura? Spike? Oh, ciao Big Mac, scommetto che ti stai chiedendo... Sugar Bell? Big Mac? Discord? Signora Cake! Cosa ho fatto? Niente, pensavo dovessimo dire i nomi dei presenti. Non potrebbe andare peggio di così. In quanto signore del caos ti sconsiglio di dire cose del genere. Perché dovete sempre attribuire a me la responsabilità di certi accadimenti? Io ti amo sopra ogni cosa. L'amore crescerà come una mela. Su cosa quindi ti chiedo? Sarai mia sposa? Va bene, comunque sia. Il messaggio è stato consegnato ai Sugar Bell. Dovete smettere di rigirare la frittata per dare a me la colpa di tutto. Io non ho fatto niente! Come? State orchestrando una proposta di matrimonio? Anch'io lo sto facendo! A chi vuoi chiedere di sposarti? Discord! A me? Ti amo, ti amo, ti amo! Quindi i messaggi nelle torte erano... la proposta di matrimonio di Sugar Bell a Big Mac, prima che Spike le incenerisse! Oh, così non sono l'unico ad aver combinato un pasticcio. Ho ragione, draghetto, so tutto io dei miei stivali. Ehi, le torte erano un disastro a prescindere da me. Come ti permetti? Beh, io potrei aver confuso alcuni degli ingredienti. Ero così di fretta. Credo che entrambi dovreste vergognarvi di voi stessi. E che dovrebbero dire del tuo mostro mela, allora? Beh, quella è una cosa tipicamente da me. Noi volevamo solo rimediare ai pasticci che abbiamo combinato l'ultima volta. Sugar Bell, Big Mac, ci spiace davvero. Dove sono? Sentite, questa volta vi posso garantire che io non c'entro niente! Non avrei dovuto accettare di fare tutte quelle torte, ma come dire di no a un'idea così dolce? Oh, dolce! Che spirito! A ripensarci adesso, il fuoco di drago non è il massimo con le torte. Sapevamo che avremmo combinato dei guai. Ad eccezione del mostro mela, quello è colpa di Discord. E la confusione della signora Cake con le ricette, Spike che ha bruciato tutte le torte e anche... Credo che qui tutti ci sentiamo in colpa per aver rovinato le proposte di Big Mac e di Sugar Bell. A un tratto si è fatto tutto verde. Grampir mi ha guardato intensamente negli occhi e mi ha detto: esplorate i luoghi in cui nessuno prima è mai stato. E fluff, siamo volati via. Oggi è stato interessante. Già. Va tutto bene? Ecco. Mi spiace, Sugar Bell. Volevo che le cose andassero diversamente e che il nostro amore fosse perfetto quanto lo era quello dei miei genitori quando piantarono questi due alberi. Invece è andato tutto storto, come quando ti chiesi di uscire, come il giorno di cuori e zoccoli. Nonostante tutto il mio impegno, combino sempre pasticci quando si tratta di te. Io credo che tu prenda la cosa troppo sul serio. Che vuoi dire? Da quanto mi hai raccontato sui tuoi genitori, loro hanno dovuto affrontare situazioni più difficili di torte bruciate e mostri di mele. Sì, è vero. Questo melo e questo pero sono più resistenti insieme. Loro sopravviveranno a qualunque difficoltà perché non dovranno affrontarla da soli. Sono fatti per stare insieme, come i tuoi genitori e come noi. Già. Oggi è stato un disastro, ma oggi sarà anche l'ultimo giorno in cui affronteremo le difficoltà separati. Da ora in avanti staremo sempre insieme e faremo anche in modo che ogni cosa funzioni alla perfezione. Sugar, mi vuoi? Scusa. No, scusa. Altri. Certo, uno, due, Sugar Bell, vuoi sposarmi? Già?
Dovremmo ringraziare gli altri per aver fatto così tanti pasticci ed aver reso ogni cosa perfetta. Bene, ragazzi, noi ci siamo. Facciamo un altro tentativo e questa volta, grazie a me, sarà tutto perfetto. Quindi perché voi due non avete capito, no? Mi pare che abbiano già fatto senza di noi. Così siamo state noi ad organizzare la proposta di matrimonio perfetta. O dovrei dire la doppia proposta? Se non avessimo combinato tanti guai, non sarebbe mai riuscita così bene. È come in cucina. Certe volte capita che siano gli errori a farti scoprire un abbinamento speciale. Proprio quando i grandi piani non vanno come ci si aspetta, ci ricordiamo che le cose più romantiche sono anche quelle più semplici. Come io ben sapevo dall'inizio, non c'è di che. Celebriamo il secondo matrimonio degli Apple, perciò è con sincero ed immenso piacere che oggi vi dichiaro ufficialmente marito e moglie. Puoi baciare la sposa. Dai, tocca a voi! Tanti auguri e tante mele, tanti auguri e tante... Discord! Oh, concedimi una piccola licenza. Tanti auguri e tante...